mi hanno detto di iniziare. Allora, il tifo dalla platea, perché sanno che sono un po' emozionata. Allora, comincio subito con una confessione. In queste settimane, in cui appunto arrivava la data del Comigi, io mi chiedevo, ma cosa vado a fare? Non so se avete visto i personaggi con cui sono seduta. E allora mi chiedevo, ma io cosa vado a fare? Poi arrivo qua e comincio a sentire Maria Soave, Luca, Padre Claudio, Padre Marcello e mi chiedo, ma io cosa ci faccio qua? Poi vado al laboratorio, sono nel laboratorio della sofferenza e c'è una potenza tra la gente lì, giovani, dottori, ragazzi che lavorano gli ex tossicodipendenti, con persone diversamente abili, ragazzi che sono stati vicini a persone prima di morire. E allora la domanda cosa ci faccio qua diventa sempre più grande. Avrebbe molto più senso che fossero loro qua per le storie che hanno, io non ho tanto. Allora ieri sera un momento di silenzio in cui appunto mi chiedevo, ma io cosa ci faccio qua? Ho pensato a amato, chiamato, inviato. E mi è venuto un dubbio, se fossi stata chiamata? Allora ripenso a questi giorni. Oh ragazzi, mi avete fatto ballare come non ballavo da una vita. E mi avete dato la possibilità di ascoltare questi personaggi, dai relatori ai compagni del laboratorio. E allora pensavo che nell'invito c'è scritto destinatari per tutti i giovani dai 18 ai 35 anni. Vi faccio una confessione, l'unico modo di essere qua era quello di essere da questa parte del tavolo, è l'unico motivo per cui sono qua. E allora inizio dicendovi un grazie grande, perché è stata veramente quella che in termini tecnici si chiama una botta de vita. L'essere qua, e quindi grazie. E allora, siccome sono riconoscente di questo regalo grande che mi state facendo, restituisco con un regalo piccolo, ma è tutto quello che ho perché è la mia vita, quindi non vi racconto cose straordinarie, assolutamente, ne avete sentite, ne sentite continuamente tante, la mia non è straordinaria. Però sono molto contenta di essere qua e ve ne ringrazio, perché attraverso di voi anche l'esperienza di Pietro è diventata più vicina alla mia vita, no? Con tutta la parabola di Pietro, amato, chiamato, inviato, grazie a Luca che stamattina ha ricordato che la chiamata non è una solo, meno male, perché cioè, io continuo a essere un po' un trampolino da una parte all'altra. Allora vi racconto brevemente questa vita normale. Sono figlia di una famiglia cattolica, abbastanza praticante, cresco in parrocchia, sono figlia dell'Azione Cattolica, poi l'università, conosco il centro di pastorale giovanile, nel frattempo in parrocchia un gruppo missionario, eccetera, eccetera. Poi un incontro che mi cambia la vita con la Società delle Missioni Africane, la SBA. Con loro faccio la prima esperienza di Africa, in Costa d'Avorio, e lì ho fatto la prima esperienza di quella che ieri Maria Soave ci ricordava, l'importanza di alcuni sguardi che ti cambiano la vita, no? È stata la prima esperienza forte in cui il Signore mi ha tirata da parte, mi ha messa in un angolo, spogliata un po' da tutte le sicurezze, perché una tutta la poesia, no? Che bello, vado in Africa, l'ho sognato una vita, vado in Africa. Poi dopo 2 giorni che sei lì, che non fai la doccia, cominci a dire, si stava così bene a casa. Però passi attraverso questa spogliazione, ti senti all'angolo e l'unica cosa che ti senti dire è qualcuno che ti dice, ma lo sai che io ti voglio bene? Anche perché hai voglia di scappare via. E gruppo missionario, SMA,
ufficio missionario di Padova, lavoro in ufficio missionario a Padova, e a un certo punto mi viene fatta una proposta. Dopo un po' di formazione vengo inviata dalla diocesi di Padova in Kenya per un'esperienza come laica Fidei Donum. Sapete chi sono i laici Fidei Donum? Penso di sì, no? Dono della fede, è chiaro, col percorso che ho, no, è chiaro, vado, condivido la mia fede, è giusto. Ma al Signore piace spiazzarci, e vado in Kenya e scopro che non ho capito niente di Gesù, che la mia fede ha bisogno di purificazione. Ieri ce ne parlava padre Claudio, l'altro ieri, ho perso il filo, e che uno parte alla missione, insomma c'entra la missione nella mia vita, uno parte e pensa vado a fare un servizio missionario, e poi scopri che in Kenya trovo la mia Betania, quella che ha chiamato ieri, ci ha spiegato bene Maria Soave, la casa dei poveri, che mi dicono: e se magari non fosse questo proprio il Gesù, non fosse proprio quello che hai in mente, nel cuore, nella tua vita, tu? Una delle cose che non vi ho detto è che sono stata anche animatrice giovanissimi in parrocchia, e io ho parlato del Vangelo ai giovanissimi, e gli spiegavo quanto è vero, quanto è vivo. 3 anni e mezzo in Kenya mi hanno fatto capire che non avevo capito niente di cosa voleva dire che era vero. L'ho visto proprio grazie alla Betania che ho incontrato in Kenya, quanto è vero veramente, quanto succede quotidianamente, quanto parla di noi, di me. Lo so che sto dicendo cose scontate, ma io l'ho scoperto 40 anni dopo una vita di brava cattolica che non avevo capito niente. Ed è stata una grande liberazione, e allora volevo condividerla un po' con voi. E quando ero lì in Kenya ho lavorato in un'associazione che si chiama St. Marty, lavora con un approccio comunitario, quindi coinvolge la gente nel prendersi cura dei poveri. Uno dei progetti di questa associazione lavora con i malati di AIDS, gli orfani di AIDS. La settimana lavorativa inizia il martedì con un momento di preghiera, condivisione sulla parola e sulla vita, che sono tutt'uno. E un giorno ci viene proposto il brano della moltiplicazione dei panni e dei pesci, che sapete. Io non sono teologa, non mi ci metto neanche, però vi racconto la teologia che ho respirato in quella Betania. E allora leggiamo il brano, e a un certo punto un collega, si chiama Eston, alza la mano e dice: questo brano mi fa venire in mente qualche settimana, qualche mese fa, è morta la mamma di Kamau, Jane, malata di AIDS, morta, il papà era morto qualche anno prima, e allora siamo andati, dice Eston, alla celebrazione funebre, no? E alla fine si raccolgono le offerte. E con quelle offerte Kamau era già stato preso dalla zia che abita lì vicino, e con le offerte si paga il trimestre della scuola di Kamau. Bene, passa qualche mese, tre mesi la scuola, poi un mese di vacanza, poi il trimestre successivo, e si paga trimestre per trimestre, perché non sempre i soldi ci sono per tutto l'anno. E inizia il trimestre successivo e nessuno viene a pagare per Kamau. Allora chiamano il San Marti, dicono: ma voi avete portato i soldi? Allora Eston parte, va dal preside e gli dice: sì, li abbiamo portati noi, ma ti spiego. Noi lavoriamo con un approccio comunitario, noi coinvolgiamo la gente, è la gente che si prende cura dei propri poveri, noi non abbiamo i soldi per pagare tutte le tasse scolastiche dei bambini che passano per il San Marti. Bello, dice il preside, bellissimo, bravi. Però se mi stai chiedendo di fare un'eccezione, no. No, perché se faccio un'eccezione per tutti i bambini che hanno difficoltà, io chiudo la scuola. E allora Eston gli dice: sì, lo so, però tu mi dici che è bravo sto bambino. Ah, sì, guarda, uno dei più bravi, allora dobbiamo provare. Ascolta, frequenta una chiesa qua vicina, no? Preside lo ferma, gli dice: guarda, lascia perdere. Chiesa Battista. Sono 3 gatti, si direbbe da noi nel Vicentino. Sono 3 gatti, si trovano in una baracchetta, cioè
da che mondo è mondo, quando una chiesa ben avviata si costruisce questa struttura. Se loro hanno la baracca, vuol dire che no. Quindi sono pochi, non hanno soldi, lascia perdere. Ma Eston, che è uno che ci crede, dice no, no, noi dobbiamo provarci. Allora insieme vanno a parlare con questo preside, con questo pastore, scusate, gli spiegano la storia. Il pastore già vede arrivare la macchina St. Martin Catholic Social Apostolic, già lì uno dice ma come? Poi ascolta e basta, dice vabbè, parlo con la mia gente, vi farò sapere. E Eston, siamo in preghiera, no? Ci dice ma sapete che il pastore è venuto a St. Martin e ha portato i soldi per pagare la retta del secondo trimestre del ragazzo. Bellissimo, noi tutti commossi, no? Questa cosa bella, che bello il pastore, no? Che bella sta cosa. Ma passa qualche mese, vengono a trovarci degli amici italiani e organizziamo una visita in uno dei villaggi dove c'è un gruppo di volontari che lavora con i malati di AIDS. Quindi siamo in pulmino e mi viene in mente questa cosa, la racconto come l'ho raccontata a voi adesso. Eston, che è presente, sente, io parlo in italiano, ma lui sente che continua Eston. Allora dice, ma cosa ci stai dicendo? Dice, ma ti ricordi che qualche mese fa ci hai raccontato la storia di quel bambino della chiesa battista? Eston dice, sì, ma sapete cosa è successo poi? Il pastore è tornato a St. Martin e ha portato i soldi per pagare l'intero anno scolastico di altri due bambini seguiti da St. Martin, quindi non del suo villaggio o della sua chiesa. Altri due bambini e ne avanzarono 12 ceste. Chiesa piccola, sono pochi e sono poveri, 5 pani e 2 pesci non bastano, no? Davanti a tutto. Eppure il miracolo vero è mettere assieme la gente e dire se tu fai la tua parte poi il miracolo accade. E nel laboratorio abbiamo parlato dei miracoli. Un'altra delle cose che ho imparato in questa esperienza è stata l'idea sbagliata che avevo dei miracoli. Io pensavo che fossero una cosa straordinaria che succede solo a qualche privilegiato. Nella Betania, che mi è stato regalato di conoscere e di incontrare in Kenya, ho imparato che i miracoli succedono quotidianamente nella vita di ciascuno di noi, solo che serve quella semplicità di cuore per vederli, che io non ho ancora, Non sono qua per dirvi che ho raggiunto un traguardo, ma per dirvi che, come diceva Luca prima, le chiamate sono tante e sono chiamate di purificazione. Ma ci diceva padre Claudio, la purificazione vera è quella di andare a lavare i piedi degli altri. Allora ho fatto 3 anni e mezzo in Kenya in cui ho avuto bisogno di continuamente qualcuno che con quella semplicità di cuore mi lavasse i piedi. Poi a un certo punto stavo così bene che mi ero dimenticata che il Fidei Donum parte con una convenzione firmata che passa attraverso l'ufficio missionario nazionale che parla di 3 anni di servizio. Ops, dimenticata. Intorno ai 2 anni e mezzo arriva una lettera dell'ufficio missionario di Padova e mi dice stai quasi concludendo la tua esperienza. Peccato perché si stava bene. Il discorso delle tende a me piace proprio, facciamo 2 tende, stiamo tanto bene qua. Però la purificazione poi anche andare a lavare i piedi degli altri e purificare anche la nostra idea, la mia idea di servizio. Sono partita per un servizio missionario, per andare a parlare di Gesù agli altri e scopro dagli altri che non ho capito niente di Gesù. E mi sento inviata dal Kenya a ritornare in Italia e condividere semplicemente questo percorso. Percorso di chi scopre a 40 anni di non aver capito niente, ma non per questo si ferma, ma ci riprova, come ha fatto Pietro tante volte. Tanto c'è qualcuno che è talmente innamorato di ciascuno di noi che non si stanca di chiamarci continuamente, l'abbiamo sentito questi giorni. Ed è un altro dei motivi per cui vi ringrazio di avermi fatto venire qua. Mi chiedono dall'ufficio missionario un servizio, accidenti sta parola, mi chiedono di tornare in ufficio e di seguire il corso di preparazione dei laici che appunto fanno un percorso di discernimento in vista di una possibile partenza come laici missionari Fidei Donum nelle varie missioni.
Quindi accompagnare il discernimento e accompagnare chi poi parte per la missione. Comincia il travaglio, cosa facciamo? Ma io sono capace di farlo. Ma... ricordo bene la lettera che ho scritto in ufficio missionario di risposta e diceva: mi state chiedendo se è quello che voglio fare? No, io sto bene qua e vorrei tanto continuare a stare qua. Mi state chiedendo se mi sento pronta a fare un servizio così, preparata, capace di farlo? No, assolutamente no. E se questo è il modo in cui mi chiedete di restituire alla Chiesa, alla comunità che mi ha fatto incontrare Gesù e che mi ha inviata a condividerlo con altri, l'esperienza che ho vissuto in Kenya, allora non posso dire di no, non posso proprio dire di no. Ma non perché perfetta, perché capace, perché preparata, ma perché quando uno riceve un regalo non può essere per se stesso, ma va condiviso. E il mio regalo, il regalo che ho ricevuto, è stato quello di qualcuno che mi ha detto: anche tu sei capace di essere amata, di essere chiamata, di essere inviata, al di là del dove, del grandi cose da fare, ma capace di essere amata, chiamata e inviata. E allora sono qua a dirvi, a dirci reciprocamente buona strada a tutti. In Congo, quando si usa iniziare un discorso, chi parla dice una parola che significa pace, e chi risponde dice amicizia, per cui faremo la stessa cosa. Noi diremo Boboto, che significa pace, e voi tutti risponderete Bondeko, che vuol dire amicizia. Bondeko, amicizia. Boboto? Bondeko. Hanno sentito bene. Boboto? Bondeko. Bene, bene. Buonanotte a tutti, io sono Deborah, Marco, poi c'è in giro Stefano, Chiara e altri due bimbi in arrivo, per cui siamo una famiglia un po' allargata. Niente, anche noi ringraziamo dell'invito. Io sono al limite dell'iscrizione, per cui potevo di diritto magari partecipare. Ecco. Anche noi ci sono chiesto di raccontare un po' la nostra vita di famiglia. E per essere un po' organici, altrimenti magari rischiamo di divagare, vorremmo richiamare due o tre versetti del Vangelo che abbiamo scelto per il nostro matrimonio, perché ci sembra un Vangelo, un pezzo di Vangelo che ci veste bene, nel senso che si adatta bene un po' alla nostra storia personale e di famiglia, con la parabola di Pietro di cui parliamo in questi giorni. E del Vangelo di Giovanni, il capitolo 15, la vera vite si intitola nel Vangelo. E infatti questo Vangelo inizia: io sono la vite e voi i tralci. Quindi ci piace molto questa immagine, perché in qualche modo Gesù si riconosce un po' il fondamento e noi quei tralci, no? Quei rametti che escono dalla vite, dove scorre però la stessa linfa, quindi lo stesso desiderio di testimoniare e di essere vicini, amici di Gesù. C'è in particolare un versetto che dice: non siete stati voi a scegliere me, ma io vi ho scelti. Ecco, ripercorrendo un po' la nostra storia personale, ci siamo incontrati presso un centro di animazione di missione della Consolata, con due percorsi direi paralleli, simili ma diversi, per Marco più in parrocchia, per me più nel centro appunto della Consolata, in un momento direi intorno ai 23-24 anni, dove ciascuno di noi stava cercando di capire che cosa Dio volesse dalla propria vita. E ci siamo incontrati e facendo attività insieme d'animazione
è scoccato, diciamo così, anche la dimensione affettiva, che inizialmente ci ha un pochino disorientato piacevolmente, ovviamente, nel senso che ciascuno di noi era talmente dentro a pensare quale fosse la propria vocazione che il pensare di cominciare a camminare insieme da una parte ci entusiasmava, ma dall'altra parte ci spaventava un po', perché scardinava un po' il percorso personale. Però ci siamo un po' fidati di Gesù e abbiamo capito che Dio, che Gesù ha scelto noi insieme, cioè ci voleva insieme come coppia. Per cui ci siamo sposati circa 9 anni fa e fin dall'inizio in questo percorso un po' di preparazione del matrimonio c'erano 2 elementi importanti che volevamo realizzare, che sognavamo per la nostra famiglia. Il primo era sicuramente una famiglia cristiana, quindi Dio ci ha scelto insieme e volevamo iniziare a creare questa famiglia, questo tralcio di famiglia insieme a Lui. E quindi il valore anche del sacramento del matrimonio, un Dio che benedice il nostro amore e che ci accompagna giorno dopo giorno, questo sì detto ogni giorno. E dall'altra parte anche però, vista l'attività di animazione missionaria, visto la conoscenza anche diretta dei missionari della Consolata, della missione che ci portavano, volevamo costruire una famiglia che avesse un colore un po' particolare, quindi il colore della missione. E quindi cominciava a nascere in noi il desiderio anche di spendere una parte del nostro tempo direttamente in missione. Buon voto? Siete svegli, eh? Niente, per cui è stato un po' una provocazione per noi unire, no, le due M, matrimonio e missione, no? Poi per Deborah era Mozambico anche, aveva cambiato M, è arrivato Marco, però più o meno siamo rimasti in ambito. E quindi trovandoci in un centro missionario in provincia di Lecco, dove stava nascendo un movimento di laici missionari, anzi per la verità era già nato perché c'erano già i primi laici partiti per la missione in Ecuador, è stato abbastanza scontato per noi andare a trovare i nostri amici che erano un singolo e una coppia sposata. Siamo andati a trovarli un'estate per vedere un po', per fare un'esperienza insieme, e abbiamo capito che ci stavamo dentro anche noi come tipo di scelta, per cui ci siamo sposati nel dicembre del 2003 e poi dopo circa un anno e mezzo siamo partiti per il Congo, sempre appoggiandoci o comunque nell'interno del movimento dei laici missionari della Consolata. Bisogna dire che non è stato semplicissimo organizzare a livello pratico, se vogliamo, logistico, no, il tutto, perché chiaramente, come possiamo ben capire, per dei laici, magari soprattutto quando si è anche famiglia, bisogna magari mettere a posto qualcosina in più rispetto che magari a un religioso o comunque anche un laico singolo che comunque risponde per se stesso. Però devo dire che non è stato difficile organizzare un po' le cose in modo tale, ad esempio avevamo deciso di non comprarci una casa, perché questo poteva comportare avere un mutuo e quindi non poter partire per dover pagare il mutuo. Comunque la partenza è stato sicuramente un momento che ci ha uniti ancora di più, no, nel nostro anche rapporto di coppia, nonostante, dicevo, le difficoltà che si possono vivere comunque in missione, ne è stato parlato prima anche, e ce ne sono, però devo dire che le difficoltà sono poi ripagate il centuplo da ricchezze che l'esperienza in missione ci dà, no? Giusto quali potrebbero essere le difficoltà, porto la nostra esperienza, sicuramente il distacco dagli affetti, però l'abbiamo sentito anche prima, Pietro ha dovuto lasciare tutto e l'ha fatto a ragion veduta. Quando si arriva poi anche in un paese straniero, si arriva comunque con delle difficoltà di inserimento, vuoi la lingua,
vuoi le usanze, la cultura locale, eccetera, per cui è sicuramente anche una difficoltà all'inizio, soprattutto i primi mesi, l'inculturazione, il sentirsi accolti, inseriti, a volte anche con il rischio di scoraggiarsi, però poi soprattutto anche essere coppia, essere in due, aiuta molto, perché nel momento in cui uno è giù, l'altro è su, ci si tira su a vicenda finché si va avanti bene, no? E poi sicuramente le difficoltà concrete della vita quotidiana, insomma, magari non avere la doccia tutti i giorni o non averla magari in casa, però sono cose che si superano, direi, abbastanza agevolmente, ma soprattutto si è ripagati da tutta una serie di ricchezze che credo la missione ci dà. Per noi è stato anche molto importante essere insieme ai missionari della consolata, perché abbiamo fatto un'esperienza comunque molto unita, di comunione tra laici e religiosi. A volte anche con missionari di diverse età rispetto a noi, dal padre italiano anziano al padre africano giovane, quindi una multiculturalità abbastanza spiccata, che però devo dire è stato un valore in più. E poi sicuramente l'inserirsi in una comunità cristiana dove Dio c'è già e dove niente dobbiamo dare in più rispetto a quello che già Dio fa in quella comunità, però vivere insieme, condividere con la gente, con le proprie diversità, l'essere bianchi, quindi l'essere un mundele, no? in Lingala, cioè un po' il retaggio coloniale, il mundele è il conquistatore, quello che arriva e assoggetta il popolo locale a sé, però vedere il mundele, che sono Marco e Deborah, che poi all'inizio erano per Marco e Sir Deborah ovviamente, poi dopo pian piano rimanere con la gente e vivere insieme a loro, partecipare a tutte le attività pastorali e ai progetti di cooperazione che eravamo un po' chiamati a svolgere. E soprattutto poi con l'arrivo di Stefano, che è nato a Kinshasa, siamo diventati un pochino più normali per la gente, no? Quindi una famiglia come la maggior parte delle famiglie che erano lì con i figli, anche se dicevano strano, questo bambino qua è nato in Africa e qua è trasparente, è bianco, ma come mai? I misteri della vita, cioè. E quindi sicuramente la nascita di Stefano ha ridotto molto le distanze tra noi e la gente. Poi un'ultima cosa, anche crediamo che l'essere lì come missionari insieme a una congregazione religiosa, lì a Kinshasa soprattutto c'erano tantissimi volontari laici che lavoravano e collaboravano in diversi movimenti, ONG e quant'altro, ciascuno responsabile magari di un progetto, eccetera. Anche noi abbiamo dato quello che potevamo dare per un progetto, però forse quello che ci ha dato maggior ricchezza è stato quello proprio di essere lì come missionari testimoni proprio di Gesù, dell'amore di Gesù. Poi ci accorgevamo anche nella concretezza, no, della vita quotidiana, come la gente ci guardava spesso, ci faceva quasi la radiografia, no? Chi sono questi due bianchi? Mi ricordo che per esempio una volta in un incontro di preghiera fatto insieme, l'animatore della CVB, della comunità di base, diceva: ecco, dobbiamo imparare a mariti e mogli a camminare come fanno Deborah e Marco, che vanno sempre insieme. Al momento questa cosa un po' ti provoca, nel senso, perché non ci sembrava fare cose straordinarie. In realtà ti accorgevi proprio come la gente ti guardava, oppure quando sono rimasta incinta abbiamo comunicato che aspettavamo Stefano, quindi adesso tu torni in Europa, giusto, a partorire, no? E quindi anche il fatto di fidarsi in un contesto sicuramente sanitario, anche più precario, eccetera, ha in qualche modo aiutato noi e loro a vederci, ripeto, in maniera più reciproca e quindi anche più normale, di normalità, ecco. Inizialmente eravamo i bianchi che non fanno i figli e poi invece eravamo mamma Deborah e papà Marco. Ripercorrendo appunto un po' questa partenza, sono un po' due le domande che spesso sentivamo porci. Prima,
e appena arrivati in Congo. Prima era perché partite, perché effettivamente penso che sia più naturale, spontaneo vedere un religioso, una religiosa partire per la missione, no? Quindi uno consacrato a Dio che parte per. E quindi qualcuno magari ci considerava chi matti, chi magari in fuga di una realtà che non ci piaceva, chi magari con spirito di avventura. E quindi questa domanda spesso, poi tanti ti commentavano, ma c'è tanto bene da fare anche qui in Italia, perché andare fino in Congo, cioè in Africa? E l'altra domanda invece appena arrivati in Congo era: quanto vi pagano a stare qui con noi? Quindi la gente ci chiedeva: come mai due che non sono suora o prete vengono e stanno qui con noi per 2 anni, no? Quindi vuol dire che è redditizio questo servizio che state facendo, ecco. Noi abbiamo sempre cercato un po' di rispondere con un altro versetto del Vangelo di Giovanni, che è questo mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri, no? Lo diceva anche, non ricordo il nome, Laura, quando uno scopre una ricchezza, si sente amato da qualcuno di più grande di te, qualcuno con la Q maiuscola, uno non può rimanere indifferente. Quando uno fa una bella esperienza, va a casa, la racconta almeno agli amici, in famiglia, ecco. Per cui ci sentivamo talmente voluti bene da Dio, che ci ha scelti e che ci ha chiesto di essere anche famiglia missionaria, che per noi era scontato in qualche modo in quel momento anche condividerlo con i fratelli lontani, in questo caso, ecco. Non ci bastava rimanere in Italia e fare del bene. E lo stesso abbiamo cercato di spiegarlo con gesti più che altro, con la testimonianza anche alla gente che ci ha accolto nella parrocchia dove abitavamo, quindi il partecipare all'Eucaristia insieme, quindi il celebrare insieme, il vivere insieme, il camminare insieme. Uno parte con tante idee, con tanti sogni nella missione, a volte anche un po' con la poesia della missione, no? La scelta dei poveri, degli ultimi. E poi quando si scontra veramente con la povertà vera, uno dice: forse avevo capito ben poco della povertà. Quando vedi che una famiglia, una mamma, fa fatica oggi a acquistare la farina per fare un po' di polenta, ti scombina. Oppure un bambino che muore per una semplice malaria perché non ha i soldi per acquistare i medicinali, questo comunque ti sconvolge, ecco. Per cui nella semplicità abbiamo cercato, ripeto, di testimoniare il nostro essere coppia, ma più che altro condividere un'esperienza di fede di un papà grande che ci vuole bene, ecco. L'insegnamento forse più grande anche della gente di Saint-Hilaire, della parrocchia, è stata la provvidenza, l'affidarsi a Dio. La gente semplice che ogni giorno è costretta ad arrangiarsi, no? a cercare cibo o il necessario per vivere, si affida molto a Dio. Quindi questo è stato sicuramente l'insegnamento più bello che ci siamo portati a casa, ecco. Spesso noi in Occidente, comunque nel contesto in cui siamo e viviamo, grazie anche alla comodità che abbiamo, rischiamo anche un po' di sentirci autosufficienti e quindi dimenticare Dio o relegarlo magari ad alcuni spazi particolari. Invece lì respiri proprio una fede sicuramente più semplice, però molto più vicina al senso di Dio. Buon voto. Ancora 2 minuti, poi abbiamo finito. Diceva Deborah appunto il rientro, il portarci a casa, no? Sicuramente noi siamo tornati a casa molto più arricchiti di quanto siamo partiti, no? Il nostro zaino era carico di bagagli positivi al rientro in Italia. Certo però che una volta rientrati, poi già con un bambino, con l'idea comunque di allargare la famiglia, dovevamo cercare di trovare delle vie, degli strumenti per essere ancora testimoni, missionari, qui a casa nostra. E non è stato facile, soprattutto i primi tempi, perché la voglia di ripartire era tanta, cioè ci sembrava... Tante cose ci sembravano un pochino contraddittorie, no? Il tornare a vivere qua con
insomma tante contraddizioni, tanti aspetti che comunque rendono la vita più arida, no? Però ci siamo anche detti che la testimonianza passa anche dal quotidiano, dall'ordinario, e anzi, come diceva il fondatore dei missionari della Consolata, no? Dal rendere straordinario l'ordinario. E quindi ci siamo reinseriti nella nostra vita quotidiana, cercando di nuovo il lavoro, anche se non è stato facile, perché al rientro era proprio quando stava partendo la nostra famosa crisi economica globale, no? Però appunto ricominciando il nostro lavoro, io come avvocato, Deborah come educatrice, e cercando di fare quello che potevamo per alleggerire i tempi e continuare ad essere missionari testimoni anche qua, quindi nel centro di animazione missionaria, piuttosto che con i gruppi di acquisto solidale, i nuovi stili di vita, eccetera. Sicuramente i due aspetti che rimangono in noi è comunque, in primo luogo, quella frase che avevamo riportato sul libretto del nostro matrimonio e che era lo slogan di un comici di un po' di anni fa: come orizzonte il mondo. Non ci siamo rassegnati, anche se ormai con due figli e due in arrivo non sarà facile, però non ci siamo rassegnati al trovare la nostra capanna qua e al fissare mettere le radici, ma chissà mai, siamo sempre aperti a quello che Dio vorrà chiederci, ma allo stesso tempo anche comunque rimanendo molto sempre più legati alla missione anche qua, con ad esempio in contatto con i missionari, con i giovani che sono attratti da questo mondo, e anche, come dire, ospitando quando capita le persone che abbiamo conosciuto o che comunque arrivano dal Congo, con cui ci sentiamo sempre mezzi congolesi, no? Insomma, se vogliamo. E come ultima cosa, quello che ci diciamo è che anche i nostri figli ormai sono parte della missione, no? Per cui credo che come famiglia anche la responsabilità sia quella di far respirare ai nostri figli e ai figli dei nostri amici, insomma, il bello di essere testimoni di Gesù. E chissà che, insomma, il voto che abbiamo fatto è che almeno uno possa diventare un domani missionario, magari anche suora, prete, poi spetterà ai religiosi. L'ultimissima frase che volevamo lasciare un po' come provocazione, o comunque che a noi piace molto, sempre del Vangelo di Giovanni, è: questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la gioia sia piena. Io penso che la cosa più bella per una persona è scoprire il progetto che Dio ha su di sé e sperimentare questa gioia profonda, questa gioia piena. Quindi l'augurio un po' che facciamo a tutti i giovani qui presenti, di fidarsi di Lui e di sperimentare insieme questa gioia e condividerla con gli altri. Grazie. Bene, dopo queste bellissime testimonianze, cioè, bisognerebbe solo tacere e lasciare che quanto detto, no, possa veramente penetrare. Ho sentito un applauso quando hanno fatto riferimento a se qualcuno dovesse diventare prete o suora. C'è stato un movimento, un applauso, speriamo che sia auspicio, no? Da quando sono qui da stamattina continuo a pizzicarmi per capire se veramente sogno o son desta.
dicono che i giovani non ci sono, che la vita religiosa è in crisi, che i giovani se ci sono sono tutt'altra parte. Ecco, il fatto di trovare, no, una sala così gremita di giovani dà veramente speranza e dà forza, no, anche chi è già da tempo in questo cammino, no? Allora grazie per essere qui, grazie per ascoltarci. E sono, mi chiamano gli altri Elisa Chidanè, sono missionaria eritrea. E a me piace definirmi veramente cittadina del mondo, dico Eritrea perché ci sono nata e quindi non ho scelto e sono orgogliosa, fiera di essere nata in Eritrea, però comunque Eritrea per nascita, comboniana per vocazione e naturalmente cittadina del mondo per scelta, no? Perché veramente sento la voglia, no, di essere una cittadina che abbraccia il mondo. Questa è un po' la grande missione. Quando mi è stato chiesto di presentare la mia vocazione o comunque la mia esperienza missionaria, sulla traccia di Pietro, che voi in questi giorni state conoscendo, state approfondendo, ecco, per me che da un po' di tempo, da molto tempo, cerco di leggere il Vangelo, la parola di Dio, comunque con uno sguardo profondamente attento alle figure femminili per farle emergere, perché sono state un po' dimenticate dalla storia ecclesiale, dalla storia sociale, no? Allora, ecco, un po' questa missione di voler far emergere il ruolo fondamentale della donna nel Vangelo, comunque nella parola di Dio, ripescare Pietro è stato un po' faticoso, però alla fine devo dire che è stato anche sorprendente e ci si sente a casa con un Pietro, perché è una persona identica a noi. Stamattina ci dicevano, no? Ci ha scelti perché Dio è di bocca buona, e penso che ha scelto Pietro proprio per questo. Non era un Giovanni, no? Uno che Cristo ha avuto una preferenza particolare. Non era un Paolo che lui è caduto dal cavallo, non era il cavallo, comunque è caduto nel cammino di Damasco, no, era un uomo qualunque. E allora ci si ritrova con una persona così, e Dio ha scelto lui con tutte le sue crisi, con tutti i suoi limiti, per cui ci si sente, no, parte, no, di Pietro. E allora mi sono chiesta, per leggere anche la mia vocazione missionaria africana, perché se ai laici chiedono perché parti, tante volte a noi africani ci chiedono: ma perché lasciate la vostra terra con tutto quello che c'è da fare? Quasi fossimo missionari di seconda classe. Ma è qui la bellezza, che Dio non ha preferenze di persone, chiama. La parola non ha bisogno di essere letta in un modo, in un posto, in un altro posto. La parola di Dio è aperta e quindi la chiamata è una chiamata assolutamente uguale per tutti. Quindi anche per noi, io dico per me, no, a volte dire, leggevo tempo fa che prima che partisse forse Zanotelli dal Kenya, la gente del Corococcio gli ha dato una benedizione e gli ha detto: e adesso va ed evangelizza la tua tribù bianca, Quindi lui è venuto a evangelizzare la sua tribù bianca. Ma che fatica avere gli occhi e pensare che anche l'Africa possa evangelizzare in qualche maniera l'Europa. Che fatica! Quindi la nostra è una doppia fatica, essere missionari in un ambiente in cui ci vedrebbero molto volentieri, più lontani, fuori. Io sentivo giorni fa alla stazione qualcuno che gridava: via, fuori, rivolgendosi naturalmente a noi. Quindi è una fatica, no? Dover riuscire a dimostrare che Dio non fa preferenza e che noi, anche noi siamo come ogni chiamato, ogni chiamata, portatrici di una buona notizia. Io mi sono scritta, il mio compitino l'ho fatto, ma vediamo se parlo
a braccio o a vanvera, dopo deciderete voi. Io cerco di metterci il cuore soprattutto, no? E una delle frasi che mi ha colpito tanto, una lettera di Pietro, quando lui dice, ecco, siate nei vostri cuori, ci sia questo, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Ed è quello che in qualche maniera accompagna un po' la mia vocazione, quello di essere ogni giorno pronta, no, nei limiti naturalmente, no, delle mie fatiche, delle mie incoerenze, delle mie continue cadute, ecco, dare ragione della speranza che è la parola di Dio, che Cristo ha dato in me. Ma se io non ce l'ho dentro, è fatica poterla poi esprimere. Quindi ecco, questo è quello che dico a voi, io dico a me prima di tutto, no? E lo dico anche a voi, no? Siate davvero quelle persone capaci di dare speranza, di dare ragione, perché avere speranza è una cosa, dare ragione della speranza che è in noi è tutto un cammino veramente in salita. E per questo penso che Pietro, lui scrivendo questo, perché l'aveva sperimentato, la fatica dell'incoerenza, però anche la forza, la capacità di andare avanti, no? Nonostante tutto. E a me quando mi chiedono, parlaci della tua vocazione, l'ha detto Laura, citando il relatore di stamattina, dove dice, non c'è una chiamata, non esiste una chiamata. Addirittura io dico, sotto la parola della mia vocazione ci scrivo lavori in corso, perché è un continuo, è ogni giorno che si viene chiamati, è ogni giorno che si viene spinti veramente, no, ad andare avanti, ed è quello che io vedo in me stessa, no? Allora, come Pietro, questo uomo normale che è un po' il paradigma della nostra vocazione, ecco, anche nella nostra vita esistono momenti di passione. Pietro che dice per te darei la vita, poi si dimentica due ore dopo e lo tradisce, no? Momenti in cui addirittura mettiamo Dio alla prova. Pietro dice fammi camminare sulle acque, se tu sei il Cristo permettimi di camminare. Quante volte noi abbiamo tentato Dio, messo alla prova Dio, no? Oppure anche noi siamo, no? Tante volte nella nostra vita, chi non l'ha provato? L'ho provato io ogni giorno, ogni momento, quante volte, no? Momenti di totale abbandono, quindi quella bellissima Signore, salvami, quante volte l'abbiamo detto, no? E un po' lo dico, e ecco, Pietro l'ha detto e continua a dirlo, lo diciamo noi, no? Allora, partendo dalla mia esperienza personale, posso dire di trovarmi davvero completamente immersa in questa esperienza di divenire ogni giorno discepola e testimone. Questo era un po' il nostro tema, no? Ma non c'è un prima e un dopo, non c'è un prima discepola e poi testimone. È un continuo essere discepoli e testimoni, e poi si ritorna a essere discepoli, e poi si ritorna a essere testimoni, no? Però ecco, sempre pronti a rispondere a chiunque dà ragione della nostra speranza che è in noi, no? Ecco, dare ragione della speranza che è in noi, che è in me, una sfida per me di ogni giorno, che ci chiede per essere davvero veri testimoni della bella e buona speranza. Ecco, io penso che uno dei miei, della mia missione è quella di scrivere, quella di parlare, quella di comunicare, però penso che il grado della testimonianza non dipenda dai volumi che scriviamo, ma dall'esperienza di vita, dallo stile di vita, soprattutto dal coraggio di essere di parte. Veramente noi in questo tempo noi vediamo, pullulano i maestri, gli affabulatori, i venditori di aria fritta, talvolta ci sono anch'io dentro, no? Ecco, abbiamo visto in questo tempo, no, persone, gruppi addirittura, no, che fanno campagne, non so, esempio, campagne per mantenere il crocifissi nei luoghi pubblici, bellissimo, ma questo se poi non è anche accompagnato da quell'attenzione ai crocifissi di ogni giorno, sono campagne che non hanno senso, anzi una contraddizione.
E io dico, è bello ad esempio fare campagne per la vita, e chi è che non è per la vita? Abbiamo voluto applaudire quando abbiamo sentito che stanno aspettando due gemellini addirittura. Bello, la vita è bellissima, quindi fare campagne per la vita, come no, certo. Ma nello stesso tempo anche fare campagne per la vita che viene gettata in mezzo al mare, che viene esclusa, che viene torturata. Non ci sono campagne, c'è un silenzio a tutti i livelli, ecclesiali, sociali, politici, di qualsiasi movimento. Guardatevi dai movimenti, siate piuttosto veramente, io lo sento, persone che vogliono mantenere in movimento la Chiesa. Chiudersi nei piccoli movimenti è un frammentare la grande capacità di unirsi e far sì che davvero la Chiesa sia in movimento. Questo è un po' quello che sento dentro di me quando mi si chiede di partecipare. Dico, no, dobbiamo fare, i movimenti ci servono per crescere, non per chiuderci, ma dopo l'obiettivo è un altro, insieme davvero, no? Per rendere migliore questa nostra società, anche questa nostra Chiesa. Allora si leva la voce per la difesa della vita, ma si gira la testa da un'altra parte quando questa vita viene offesa ogni giorno nei clandestini. Non c'è bisogno che lo dico. Ieri leggevo che in Italia siamo arrivati quota 54 donne uccise. Vita. Dov'è il movimento per la vita che scenda in piazza e dica no a tutto questo? Ecco, questa è la mia missione, quella di trasmettervi queste giuste rabbie, queste giuste indignazioni, no? Per dire facciamo qualche cosa, davvero. Allora, nelle donne, la vita delle donne violentate, la vita delle giovani prostitute uccise e senza che nessuno dica niente. Ecco, Pietro ci insegna che bisogna dare ragione della speranza che è in noi. Cosa vuol dire oggi essere testimoni e discepoli? Discepoli e testimoni significa avere il coraggio di essere di parte. Da che parte sto? C'è un bellissimo, spero che compriate il CD di Mannoia, no? Dove lei a un certo momento dice siamo di parte, dobbiamo essere di parte, dobbiamo scegliere, non possiamo essere veramente indifferenti o cioè, come si diceva una volta, ma io amo tutti e in quell'amo tutti non si ama nessuno, lasciate che il cuore palpiti per qualcuno. Per poter veramente essere persone che credono alla buona notizia. Il coraggio di essere di parte, scegliere da che parte stare, anche questo mette a rischio la propria vita. Significa riappropriarsi del futuro, significa essere protagonisti del presente. Diffidiamo, mi metto, alzatevi e dite e diciamo che ci siamo. Fate e facciamo udire la nostra voce, siate davvero quella marcia in più che fa la differenza ovunque. Dobbiamo avere sogni grandi, vogliamo davvero cambiare questo mondo o aspettiamo che passi e prendere casomai il treno prossimo? No, prendiamo questo e cerchiamo di essere protagonisti, perché è qui, è oggi che dobbiamo costruire, siamo qui ragazzi, giovani, perché vogliamo incominciare, beh, l'hanno già incominciato, non siamo pretenziosi, costruire questo regno, cosa significa essere giovani, missionari? Significa costruire qui e oggi un nuovo mondo, un nuovo regno, il regno dei cieli. Guardando il poster che voi avete usato richiamo a questa campagna, mi ha impressionato il fatto che il gruppo dei giovani butta le reti in avanti. Allora mi è venuto in mente di andarmi a leggere cosa dice il passo di Giovanni, no? Quando dice che a un certo momento sappiamo che cosa era successo, Gesù era morto, Pietro e gli altri dicono rompiamo le file e ognuno ritorni a fare quello che ha sempre fatto, tutto è finito.
ritornano a fare quello che hanno sempre fatto, cioè i pescatori. A parte che c'è una cosa che ancora non ho capito, chiederò alle teologhe di spiegarmi, i teologi se vogliono, di spiegarmelo, come mai Pietro non sapesse nuotare, pescatore? A me viene il dubbio che non sapesse neanche, no, pescare, scusate, non sapeva nuotare, perché dice che aveva paura, non sapeva nuotare, a me viene il dubbio che non sapesse neanche pescare. Comunque, chiusa parentesi, fatto è che a un certo momento Gesù dice sul lago di Tiberiade, no? Andate e pescate, gettate le reti alla vostra destra. Non è che ci sarà un errore ortografico e che non è deformazione politica la mia, non è che abbia detto invece di destra, che insomma mi suona un po' così, gettate le vostre reti a destra, fuori dal vostro piccolo mondo, gettate le vostre reti a destra. E ad extra, visto che noi, soprattutto africani e giù di lì, siamo considerati extra, chissà che non siamo noi invece l'abbondante pesca che la Chiesa dovrebbe dare più spazio, eh? Ad extra, veramente. E questo è questa voglia di dirvi, no? Di dire a voi giovani, no? Siete la speranza non del futuro, di oggi, ecco. Prendete veramente in serio, no? Questa parola di Dio che ci chiede di allargare le braccia al mondo. Bellissime queste esperienze di gente che parte e va, ecco. E al vostro ritorno raccontate davvero la nostalgia di questo continente che è la culla dell'umanità, sotto la pelle tutti siamo africani, che lo vogliate o no mi dispiace, perché, però fino, è così, siamo tutti africani, no? Davvero. E quindi quando vedo che ballate, cantate, vi muovete, dico ecco che l'Africa viene fuori, no? dai popoli, ecco. E io penso che questa è la bella notizia, e questo è quello che Pietro ci ha voluto dire in questo, e che voi avete no? Come modello di questa persona che non ha avuto paura di gettare le reti ad extra, cioè cambiare intanto il modo di essere e di fare, uscire da quel piccolo modo di pensare, ma pensare alla grande, sognare alla grande, testimoniare con la vostra vita, con la nostra vita, che un mondo diverso è possibile, che una società diversa è possibile grazie a noi, che una chiesa diversa, caspita, è possibile grazie a noi, ma per questo bisogna avere coraggio, eh? Ma se oggi siete qui, io penso che di coraggio non ve ne manca, quindi avanti e insieme soprattutto. E voglio terminare con una frase bellissima di Held Camara, il quale diceva: beati quelli che sognano, trasmetteranno speranza a molti cuori e correranno il dolce rischio di vedere il loro sogno realizzato. Quindi avanti, grazie. Ma ce la fate ancora ad ascoltare? Altrimenti vi lascio andare. Dai, riduco un pochettino, perché mi rendo conto che la fatica e l'ora non depongono per un buon ascolto. Mi chiamo Suor Simona, sono missionaria della Consolata, nativa di vicino a Bevera, e da 21 anni missionaria della Consolata. Ho vissuto la mia missione grandissima parte in Italia e una piccola parte in Mozambico, parte che spero di replicare presto. Quando Alex della segreteria del Comigi mi ha chiamata
mi ha chiesto questo, raccontaci un po', in modo molto sintetico, che cosa capita dentro quando ti succede una vocazione. E allora ci provo, non è mica semplice. Ho cercato un'immagine che mi aiutasse a rendere un po' questa esperienza. Che cosa ti succede dentro quando ti capita una vocazione? Un'immagine però me l'ha data oggi Deborah. Guardavo prima Deborah quando era seduta qui vicino a Marco e a un certo punto la bimba Chiara si è avvicinata. Io ero qui vicino e ho potuto vedere qualcosa che laggiù magari non avete visto. La delicatezza e la tenerezza con cui Deborah ha accolto la bambina. Era uno spettacolo. E questo supera tutto quello che avrei voluto dire. Credo che se ciascuno di noi potesse davvero sperimentare con Dio, con l'Abba, questa delicatezza e questa tenerezza, ecco, tante parole sarebbero inutili. Ho cercato un'immagine quindi, e l'immagine che mi veniva era un'immagine della Bibbia ed assomiglia molto a quello che ho visto qui qualche minuto fa. L'immagine di un qualcuno che delicatamente ma decisamente bussa alla porta. La troviamo in alcuni libri della Bibbia, l'Apocalisse. Ecco, busso alla porta e se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. È un'immagine di una relazione. C'è un io, c'è un tu e c'è uno spazio in mezzo, c'è una porta e sulla porta la relazione accade, la vocazione accade. E quale vocazione? Parlo della vocazione ad essere discepoli e testimoni, la vocazione alla fede. C'è un altro libro della Bibbia che leggiamo poco e forse dovremmo leggere di più, che è una grande poesia e ci parla anche di un qualcuno che si avvicina delicatamente a un altro. È il Cantico dei Cantici. Vi invito a leggerlo o a rileggerlo. Perché è alla radice della nostra esperienza di discepoli e di testimoni. Allora nel cantico troviamo qualcuno che tende un orecchio e dice, una voce, è colui che amo. Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. Siamo nel cantico 2. A chi somiglia? Costui somiglia a una gazzella, ad un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro il nostro muro, dietro il tuo muro, guarda dalla finestra e spia dalle inferriate. La delicatezza di quest'immagine, che non scavalca il muro, che non tira via le inferriate, ma che sta lì e guarda. Più avanti nel cantico troviamo un'altra esperienza. Mi sono addormentata, sembra un po' quello che Luca ci commentava stamattina. Dormiamo davanti alla delicatezza di Dio, spesso. Mi sono addormentata, ma in fondo il mio cuore è sveglio, sente un rumore. È la voce di quello che bussa. Aprimi, sorella mia. Ecco, questa immagine ci aiuta un po' a capire la radice dell'esperienza, di che cosa mi capita dentro quando scatta una vocazione. Dio chiama. Però l'immagine, vedete, non è quella di un Dio seduto là, in alto, su una nuvoletta, che guarda giù e chiama qualcuno. No, è di un Dio che si muove. È un qualcuno che viene. Avete sentito le immagini? Viene saltando per i monti, balzando per le colline, è qualcuno che si avvicina e si avvicina con entusiasmo a te. Si muove, ma prima di muoversi fuori, lui si muove dentro. E questo movimento interiore è il suo desiderio. È lui che ti desidera, è lui che ti cerca. E per questo lo hanno chiamato Emanuele. L'Emanuele, il Dio con noi, è l'incarnazione di un desiderio intensissimo di Dio per te, per noi.
è il nome del desiderio di Dio verso di noi, l'Emanuele. Ecco, Gesù allora è questo che viene, che si muove per primo, ti cerca e ti raggiunge. Credo che è importante comprenderla così, la vocazione, la chiamata, come un desiderio appassionato di Dio per me, per te. Dio, oggi si diceva, non chiama quindi una volta, continua a chiamarti, perché continua a desiderarti, non lo smette mai. Chiamare si coniuga sempre al presente, non al passato. Dio mi desidera continuamente. Bussa, non butta giù la porta, aspetta. L'immagine di colui che attende. Se voi avete sperimentato qualche volta andare per la prima volta a casa di qualcuno che vi interessa, o a chiamarlo o a chiamarla per la prima volta, avete il numero sul cellulare, ma prima di fare clic con il tasto della chiamata, c'è un momento in cui dici, oddio, lo faccio o non lo faccio? Il numero è sul display, lo faccio o non lo faccio? Busso o non busso? Non c'è un po' di paura dentro? Che poi cosa capita? Una volta che la chiamata è partita devo poi rispondere. Mi gioco. È la paura, ma la paura non è qualcosa di brutto. La paura è sempre un segnale che lì c'è qualcosa di importante e di vitale. Allora immaginatelo questo Dio che si avvicina al tuo cuore e prima di bussare esita e dice, oddio, adesso che cosa capita? Cosa mi dirà? È un'esperienza comune. Mi sono addormentata, dice questa persona, ma veglia il mio cuore, no? Lui arriva, finalmente la cosa va bene, lui decide di bussare e dice, aprimi. E dentro cosa ascoltiamo? Se continuate a leggere il cantico ascoltiamo una cosa incredibile. Lui che ha fatto tutta la strada balzando per i monti e per le colline, che si è bagnato nella rugiada notturna, ha attraversato il bosco nella notte, finalmente arriva e bussa e lei dentro risponde, ve lo leggo, ma mi sono già tolta la veste, come faccio a indossarla di nuovo? Mi sono già lavata i piedi, come sporcarli di nuovo? Le nostre scuse, le nostre resistenze, le giustificazioni, ma sono già a letto, mi sono già messa la camicia da notte, mi sono già lavata i piedi, le nostre giustificazioni, oddio, e se poi mi sbaglio? E se poi non sono capace, se poi è troppo difficile, se poi mi va male, se poi mi sporco? Ma poi sto bene così, nel mio letto con la camicia da notte, oddio, non sarà al massimo questa mia vita, però ci sono abituato. Sto anche benino qui. Lui non forza. Cosa capita dopo? Capita che, ecco, questo amato, questo che viene, questo che si muove verso di te e ti desidera, testualmente si dice, introduce la mano nella fessura e allora le mie viscere fremettero per lui. Come supera la tua resistenza? Ti tocca in un determinato punto. Introduce la mano nella fessura che tu hai lasciato aperta, le reti per Pietro. Ti tocca da qualche parte. Allora sì che tu ti alzi, lei si alza, si alza subito una volta che è stata toccata nel suo intimo e va ad aprire. Mi accorgo che qualcuno mi sta amando, mi sveglio. Qualcuno mi ha toccato, ha introdotto la sua mano delicatamente nella fessura del mio cuore, quella fessura che solo tu conosci. Mi sono alzata dal mio letto, ho deciso di sporcarmi i piedi di nuovo, ma vedi, non è più un atto di volontarismo, è un atto di desiderio. Il desiderio che Dio ha per te comincia a diventare il desiderio che tu hai per Lui. Ha risvegliato te dal tuo sonno, ha risvegliato in te il desiderio. Allora sì, ho aperto. E non l'ho trovato più, era scomparso. Cosa fa questa persona? Vado avanti a leggere e poi chiudo. Esce di notte. Pensate un po', lei che prima stava bene al calduccio del lettino, che non voleva sporcarsi i piedi e non voleva togliersi la camicia da notte, lei si alza, lei esce di notte da sola.
incontra le guardie che non la trattano bene. Mi hanno percossa, mi hanno ferita, mi hanno tolto il mantello, le guardie delle mura. Lei si muove, io mi muovo. E guardate che cambio. Prima di risvegliarmi non volevo uscire dal mio letto, non volevo cercare. Dopo che sono stata toccata, esco, cerco. Da chi era impigrita a letto divento colei che va in giro di sola, da sola di notte, che è disposta ad essere percossa, a farsi tirar via il mantello, ad essere ferita. Che cambiamento. Ecco, è da qui allora che scatta dall'essere discepoli a testimone. La ragazza del cantico corre per le vie notturne, incontra le guardie, subisce le percosse, le viene rubato il mantello, ma non è finita lì. Incontra altre ragazze e chiede: compagne, se trovate l'amato mio, che cosa gli racconterete? Ditele che lo cerco, che sono malata per lui. Queste ragazze allora le pongono delle domande: ma perché lo cerchi così tanto e più di ogni altro? Che cosa ha lui più di ogni altro? Perché ci scongiuri di trovarlo? E da qui nasce la testimonianza. Leggete il cantico e vedete come questa ragazza comincia a descrivere la bellezza. Non c'è nulla di difesa personale, non c'è un vendicarsi di chi le ha tolto il mantello, non c'è un accusare le guardie che l'hanno colpita, c'è solo un cercare lui. Sgorga dal cuore una cosa sola: la bellezza sperimentata, la tenerezza sentita. A questo punto lei è pronta a diventare testimone. A questo punto lei, questo tu, è diventata pronto a condividere con questa esperienza della tenerezza di Dio, la ricerca tenera e appassionata. Ed è quello che siamo invitati a fare anche noi, missionari e missionarie. Andare incontro alla persona, un po' come Deborah è andata incontro a Chiara, con questa accoglienza tenera, delicata, perché sperimentata nel cuore. Abbiamo sperimentato un papà, un abba, una mamma che mi cerca, che mi accoglie e che mi desidera senza condizioni. Questo diventa il movimento di chi è inviato. Allora ecco, sì, l'inviato diventa simile a Gesù, al figlio, a colui che viene a cercare la persona, a colui che è pastore, a colui che viene a cercare i suoi figli per rivelare solo una cosa: questo amore tenero e forte di Dio, e per poterli riunire in questo amore. Ecco, questo è il senso della missione. Questo è il senso di essere testimoni e discepoli, discepole e testimone. Portiamoci dentro allora non tanto quello che vi ho cercato di condividere, ma l'immagine di Deborah che accoglie la bimba, che accoglie Chiara. Se ci lasciamo toccare così da Dio, ecco, capiremo fino in fondo il mistero della nostra chiamata ad essere discepoli e chiamata ad essere testimoni. Grazie.